lo stesso. Casi e casi. Andiamo a vedere la seconda, microfono 2. Quando sei colto da un'idea non puoi fare a meno di lavorarci fino a mattina. Certo. Quante idee sviluppate la notte. Veramente. Quando si dice la notte porta consiglio. Ecco. E andiamo a vedere l'ultima di queste 8 cose che solo le persone notturne possono capire e nessun altro. Sei convinto che il sole non possa essere minimamente paragonato al fascino della luna? Penso comunque che si sappia. Ma certo, ma c'è. Quante serenate, quanti baci davanti la luna e non davanti al sole. Eh? E invece, ci pensate? Ma si dice sempre baciati dal sole. Ma il sole non si può tagliare però. No. È più bello la luna, è più bello il fascino della luna che ti arriva, ti... sì. Ti brilla e ti poi ti illumina e uno poi illuminandosi, brillando, lasciamo 3 puntini di sospensione a voi l'immaginazione. Tra pochissimo il Radio Jukebox, ma prima la pubblicità, a tra poco. Radio Tele Locale Spot. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mangibello a Ragusa. A Fontana, ristorante e pizzerie, contrada Fontana, Chiaramonte Gulfi. Sceco Co, bottega gastronomica, vieni così a 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Coco si sta bene! Sulle mani! Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera, 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile via Gulfi, 225, Chiaramonte Gulfi. Servizio animazione. Hashtag The Volume Lato Festa. La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto. Con l'energia ed esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati, offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine. Inoltre, il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto. Radio Tele Locale non è solo un sinonimo di divertimento, ma anche di eleganza e professionalità. E ringraziamo i nostri partner commerciali, ma adesso è il momento del Radio Jukebox. E come detto, noi lo dedichiamo alle nostre ospiti. Alle nostre ospiti, ah vabbè. Grazie. Ma come grazie? Quando te l'ho detto io, niente, ora grazie. Ora lui si vuole appropriare anche di questa canzone, no, vabbè. Assolutamente, io rimango fedele a te, caro Giulio. Vabbè, allora facciamo, dai, per par condicio, che ve lo dedichiamo come ha detto lui. Sting and the Police, Radio Jukebox e Englishman in New York. Radio Jukebox. I don't drink coffee, I take tea, my dear. My toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English.
Quanti ricordi, eh? 1987, sì, la radio Jukebox. Quando usciva nelle radio e noi eravamo così, molto giovani. Sì, io non ero neanche nel pensiero di mia mamma e di mio padre. Effettivamente, forse, sì. E però possibilmente sognavano con questa canzone del 1987 che avete riascoltato e l'abbiamo appunto proposto qui a Notte Locale alle 23:32. Questa sera novità, conduzione a coppie femminili e maschili, ovviamente si va a coppie. E noi continua la nostra carrellata di notizie pazze da tutto il mondo e vi facciamo appunto sapere che, signore e signori, c'è qualcuno che vuole che il compleanno duri di più. Non le solite 24 ore, ma 46 ore, pensate, perché effettivamente poi è una volta l'anno e quindi tu decidi di fare durare il giorno. Pensa che anche io di più. Sì, il mio 18esimo lo farò durare 46 ore. Brava, fai come questo tizio, cara sì. Gloria. Va bene, perché no? Signori, è un ragazzo tedesco che appunto ha fatto durare questo giorno speciale 46 ore. Nessun viaggio nel tempo, semplicemente ha sfruttato attentamente i fusi orari. Perché? 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 Entrando così anche nel Guinness dei primati, pensate, per la giornata di compleanno più lunga, ovviamente, del mondo. Ma la mia stima. Per ottenere questo... Ah, la tua stima? Magari farete così. Per ottenere questo record, Sven è volato. Come? Sven. No, questo è tedesco naturalizzato inglese, quindi si dice Sven. No, è semplicemente Sven. No, se era tedesco si chiamava Sven. Però questo è naturalizzato inglese, capito? E quindi è Sven. Sì, di madrelingua. È volato da Auckland e siamo in Nuova Zelanda. Sì, bravo, sono bravo. A Brisbane. La geografia è stata sempre il mio forte. Esplorare, ecco, i paesi, le pianure, i monti è stato sempre il mio forte. Quindi da Auckland, che è in Nuova Zelanda, giusto? Auckland. Sì. A dove? A Brisbane, in Australia. In Australia, ho indovinato anche questo, pensate. E ha guadagnato così le prime due ore. Dunque, poi ha preso un volo per Honolulu. 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 Anche sono stata nella Hawaii, Uvigno. Anche Marco Merlino. Ha fatto la battuta, E nelle Hawaii, appunto, Hawaii. 20 ore indietro, quelle da lui trascorse sono state quindi in realtà solo 13 ore e 10 minuti in volo, tuttavia per effetto dei fusi orari. Quindi il suo compleanno alla fine è durato 46 ore. Sven, però cosa ha fatto? Sven. Perché ricordiamo che Sven. Sven e non Sven, non perché Sven. No, è sbagliato Sven. È Sven. E quindi ha raccontato di aver sempre desiderato di diventare un recordman e dopo aver trovato il record giusto ci ha provato. E quindi diciamo che ha battuto il record del pakistano Nergis Behim, che aveva un compleanno lungo 35 ore, quindi diciamo che questo Sven l'ha superato. Certo, per 11 ore. Esatto. Giusto? Sì, esatto. Sono bravo anche in matematica! Maestro, ma lei è brava in tutto. Ma la grazie. Matematica non è un'opinione, quindi... Soprattutto sulle lingue. Sì, sulle lingue proprio. Sven. Salutiamo Sven e noi ci sentiamo tra un minutino dopo la pubblicità con Jasmine Thompson. Radio Tele Locale Spot. Caffè Centro, tavola calda, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Vogliatini, panineria e creperia di Giovanni Terlato, Piazza Santissimo Salvatore, Chiaramonte Gulfi. Risica Pizzeria in via Corallo, Chiaramonte Gulfi. Contatta Risica allo 0932 92 24 05. Hashtag chi non risica resta di uno.
pasticceria del corso di Vittorio Buciluzzo, corso Umberto Chiaramonte Gulfi. Agenzia Onoranze Funebri d'Avola, corso Europa, Chiaramonte Gulfi. Kefap, lavorazione marmi di Gabriele Cugnata, incontrato a Quattro Cappelle a Chiaramonte Gulfi. Crai Supermercati, scollo distribuzione, telefono 0932 928 096 a Chiaramonte Gulfi. Caffè Umberto, pasticceria e gelateria, corso Umberto a Chiaramonte Gulfi. Mini market di Silvia e Cinzia, corso Umberto 34 a Chiaramonte Gulfi. Prima fila dei Fratelli Spagna, all'interno ampia scelta di birre artigianali, veniteci a trovare. Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Agriturismo Pizzeria, Parco degli Ulivi, Contrada Morana a Chiaramonte Gulfi. Centro Gioelle di Grazia la Cognata in via Cappella a Chiaramonte. Boulevard Café di Santoforte in piazza Matteotti ad Acacia. Panificio San Giuseppe di Salvo Bullo in via Sanzone, Chiaramonte Gulfi. Vieni a trovarci. Questa è Notte Locale. Ma la notte no. Radiogiornale locale. Quindi iniziamo con la notizia. Sì, restituiamo la linea al radiogiornale. C'è Gianvito Messina in redazione, quindi per informarci sulle ultimissime dal territorio. Bentornati con l'informazione radiogiornale locale news. Andiamo con la prima notizia. Picchiato e sequestrato un minorenne a Chiaramonte. La Polizia di Stato, squadra mobile e squadra volanti ha tratto in arresto per sequestro di persona aggravato la lesione personale di un ragusano di 36 anni e un cittadino algerino di 40. Oltre ai due arrestati vi è un altro indagato in stato di libertà di 25 anni di origine rumena e anche egli residente a Ragusa. Protagonisti della vicenda della settimana che non avendo ricevuto risposta da parte del malcapitato in riguardo a dove si trovassero le sue amiche, i due sequestratori dapprima lo hanno picchiato e poi abbandonato nei pressi della stazione a Ragusa. Adesso i due rischiano dai 12 ai 15 anni di carcere. Andiamo con un fatto di cronaca: incidente sulla Ragusa Catania presso Contrada Coffa. Questa mattina intorno alle ore 9 nei pressi della stazione di servizio Lukoil in Contrada Coffa a Chiaramonte l'impatto è stato piuttosto violento ed è avvenuto fra una Fiat Punto grigia e un furgoncino Doblò bianco e un autobus da turismo. Al momento risultano ferite due persone in modo serio, i passeggeri dell'appunto, marito e moglie. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuta proprio all'uscita della stazione.